Buongiorno e benvenuto a tutti i nostri telespettatori. In questa nuova puntata parleremo di ambiente e di quanto importante sia confluire e stoccare nel modo corretto i rifiuti, proprio per la salvaguardia di questo mondo che è preziosissimo per noi, che lasceremo poi in eredità ai nostri figli. In questo salotto una conversazione bellissima questa mattina con Dennis Minchio, il nostro ospite. Buongiorno Dennis, benvenuto, titolare della ditta Minchio Mariano di Vecciano. Buongiorno Dennis. Buongiorno, buongiorno a voi. L'ambiente, quanto importante salvaguardare l'ambiente, quanti tipi di rifiuti ci sono, come vanno stoccati per il nostro bene? L'ambiente è una cosa veramente importante per noi, per il nostro futuro, per i nostri figli. I rifiuti sono prodotti sempre in grandissime quantità e si dividono in due macro categorie. Sono rifiuti urbani e rifiuti speciali. Il nostro dialogo sarà sui rifiuti speciali, rifiuti che derivano dalla produzione industriale tipica del nostro territorio, con quantità veramente importanti di rifiuti. Facciamo l'esempio di alcuni tipi di rifiuti, piccoli rifiuti e grandi rifiuti, perché voi trattate tutto, è vero Dennis? Esatto, la nostra società è una società storica del settore e noi ci occupiamo della raccolta di rifiuti speciali con varie tipologie di mezzi. E proprio come dicevo prima, siamo specializzati sulla raccolta dei rifiuti speciali industriali. Che possono essere ritagli di abiti, scatoloni, imballaggi, miste, oppure anche processi di lavorazione. Quindi non solo rifiuti solidi, ma anche rifiuti liquidi. Esatto, esattamente così. Quando pensiamo a rifiuti, pensiamo alla mente delle persone, arrivano sempre rifiuti domestici, rifiuti urbani che hanno una loro vita, un loro percorso. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, i rifiuti industriali, sono i rifiuti che è difficile immaginarli, ma possono derivare dai processi industriali, da processi di depurazione, e scarti dalla, immaginiamo per esempio la piccola officina, la piccola carrozzeria, che fanno volumi importanti di rifiuti e i quali ci saranno sempre, è impossibile pensare che non ci siano in un futuro. Certo che tutto il mondo vuole produrre meno rifiuti, vuole cercare di limitare lo scarto di rifiuto, ma questo prodotto ci sarà sempre e quindi bisogna trattarlo nel modo esatto. Poi ci sono anche i rifiuti consorziati, che hanno tutto un mondo a parte, un mondo loro. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori cosa sono i consorziati? Esistono nel mondo dei rifiuti, esistono dei consorzi nazionali, e per esempio il consorzio degli oli usati, il consorzio dei materiali plastici, il consorzio della carta. Ed è un mondo a parte. In più, cosa importantissima per il giorno d'oggi, voi date anche assistenza amministrativa. Sappiamo che in Italia è tutto burocrazia, le pratiche sono sempre tante e sono anche impegnative. Ma voi vi caricate di questo onere sopra le vostre spalle e quindi svincolate il più possibile il vostro cliente. Sì, noi cerchiamo di operare nella maniera più completa, dare assistenza a 360 gradi al nostro cliente. Che non è cosa da poco, è una cosa importantissima, no. Perché lo sgraviamo di tante cose e anche di tanto tempo. Ma soprattutto adesso ogni cliente, per me cliente, ma imprenditore o azienda o industria, deve investire, deve pensare alla propria attività e quindi più che alleggerita da tutti i pensieri, da tutti i problemi che la circondano, noi cerchiamo di risolvere questi. Per quanto riguarda i rifiuti, cerchiamo di dare assistenza, seguirli a livello normativo. È una normativa complessa, è una normativa delicata, è un mondo molto complesso, più di quello che si può pensare. Siete partiti, abbiamo detto, nel 1981 con un piccolo camioncino e poi adesso noi racconteremo la storia bellissima del tuo papà e di te, che quando salivate sopra il camioncino e andavate a stoccare proprio questi rifiuti. Faremo un passo indietro. Però
Voi siete entrati nel mondo delle piccole aziende, siamo partiti con un camioncino, ma adesso quanti ne avete? Sì, adesso noi stiamo... Quanti automezzi proprio dedicati al trasporto dei rifiuti, allo stoccaggio? Noi stiamo operando nel territorio Veneto e Nord-Est con una dozzina di mezzi delle più svariate tipologie in grado di gestire, raccogliere e trasportare grandi quantità e diverse tipologie di imballaggio di rifiuto. Abbiamo mezzi dai mezzi scarabili, abbiamo mezzi con sponde idrauliche per caricare materiale imballato e abbiamo i furgoncini per fare le micro raccolte. Il nostro core business che stiamo seguendo è la raccolta di piccole quantità di rifiuti in maniera da dare risposta al nostro territorio, un nostro territorio ricco di piccoli artigiani, piccole attività che hanno bisogno di lavorare, non devono avere pensiero legislativo, non devono avere pensiero dei propri rifiuti dove vanno e io voglio dargli l'assistenza completa per dire ti gestisco a 360 gradi tutti i tuoi rifiuti, cerchiamo di fare una raccolta unica, programmata, semplice da gestire in maniera da tenere i costi il più bassi possibile e gestirli nella maniera più esatta, più esaustiva e più completa. Davis, facciamo un passettino indietro. Partiamo dal 1981, come ho detto prima, quando tu salivi nel camioncino con il tuo papà. Raccontiamo un po' questa bella storia ai telespettatori, perché è da là che è nata comunque la tua passione per il lavoro, perché la tua è veramente una passione. Si dice che quando si fa il lavoro con amore non pesa niente, puoi fare qualsiasi cosa. È vero questo. Voi salivate insieme e lui ti istruiva già quando eri piccolo a questo lavoro. Lo raccontiamo? Sì, raccontiamolo perché è una cosa per me importantissima. L'azienda è nata dall'81 con mio papà, lui aveva il suo camion che faceva la raccolta dei rifiuti. Parliamo degli anni 80, i rifiuti era proprio gli arbori della raccolta. Non esisteva ancora il tipo di raccolta, non esisteva sicuramente tutta la normativa che c'è oggi, però i miei ricordi sono importantissimi. Mi ricordo a metà degli anni 80, ero piccolino, mia mamma mi portava dal papà che lui saliva sul camion, cose impensabili. Vediamo una foto, Dennis, eccolo qua. Sì. Che poi questo era uno dei vostri automezzi, anzi era questo. E cosa c'è appeso? Questo è già il 90, i mondiali del 90. I mondiali del 90, esatto. Tu eri piccolino. Ero piccolino e si potevano fare in quei periodi cose che adesso ai nostri figli, sebbene che proviamo tutti i giorni a coinvolgerli a fare, però certo non si poteva, è impensabile un bambino caricarlo oggi su un camion con l'autista o col papà che guida, perché oggi è diventata un'attività professionale, l'autista deve viaggiare da solo, deve rispettare mille regole, mille norme, che sicuramente è importantissimo, però mancano, probabilmente al giorno d'oggi mancano i valori che c'era, quello che ti insegnava il papà, quello che ti diceva, quello che ti raccontava tutti i pomeriggi finché eri al suo fianco, certo. Secondo me oggi manca un po' quel tipo di rapporto. Ma tu comunque hai tre figli e tenti di insegnare, di trasmettere anche ai tuoi tre figli questo lavoro, è vero? Anche se sono piccoli, proprio come faceva il tuo papà. Sì, sì, sicuramente, perché la passione che c'è dentro per questo lavoro lo fai tutto il giorno, lo fai volentieri, lo fai con la massima della forza certo. E con l'intenzione di ottenere risultati per tutti quelli che ti circondano. E quindi partiti nell'81 con questo piccolo camioncino e come tante belle realtà venete nel 2017 avete pensato di fare un buon salto di qualità naturalmente nel lavoro. Sì, ovviamente il salto di qualità è stato fatto nel 2017 con l'apertura di un nostro stoccaggio A Veggiano, di rifiuti speciali. Nel frattempo voi eravate cresciuti anche come automezzi, come tutto. Sì, l'azienda ha cominciato a crescere attorno al 2010, dopo le grandi crisi
come quella che stiamo affrontando adesso, c'è sempre una grande ripartenza. Esatto. C'è stata quella crisi enorme 2008 a livello generale, e le crisi bisogna affrontarle, perché dopo la crisi c'è sempre una grande ripartenza. Ma dicono che di solito la crisi sia un momento particolare proprio per favorire la ripartenza attraverso nuove idee, attraverso nuove invenzioni, nuove possibilità di lavoro. D'altronde è lo sviluppo del mondo questo. Di necessità devi fare virtù. Io ne sono certo, perché l'ho anche vissuta di prima persona, perché io nel 2010 avevo 30 anni, quindi in piena gioventù, in piena partenza lavorativa, e quindi l'ho vissuta di prima persona questa ripartenza del 2010, e io le ripartenze le vedo sempre come un punto importantissimo, un punto di svolta, qualcosa di veramente importante per il futuro. Siamo ingranditi in quegli anni, abbiamo aumentato il numero di mezzi, siamo cresciuti sul territorio, abbiamo sviluppato già l'attività di micro raccolta con i piccoli camioncini, e i nostri clienti principali sono tutte le piccole attività, tutti i piccoli artigiani, tutti coloro che cercano un rapporto di fiducia anche con il partner lavorativo, e quello è importante, perché la nostra giornata è fatta da tre quarti della giornata la passiamo al lavoro. Certo. E quindi al lavoro bisogna passarlo con passione, felicità e essere contenti di quello che si sta facendo. Quindi nel 2017 questo grande salto con questo impianto di stoccaggio a Veggiano. Qui siete riusciti a dare un servizio a 360 gradi al vostro cliente. Questo sicuramente la cosa da riportare è il servizio a 360 gradi, perché noi siamo in grado in questo stoccaggio, dove è stata dura la fase autorizzativa. Cos'è che fate in questo stoccaggio? Raccogliamo le piccolissime quantità di rifiuti. Piccolissime quantità vuol dire che noi abbiamo la nostra clientela che produce. Facciamo gli esempi. Facciamo un po' di esempi. Ad esempio, le mascherine in questo momento particolare. In questo momento storico, le mascherine, ma non meno le bombolette spray di una carrozzeria, i barattoli di vernice contaminati, il sacco di segatura assorbente, materiale assorbente, i filtri delle cappe delle cabine di verniciatura. Ricordo, siamo su un territorio forse unico al mondo, il nostro nord-est, ricco di piccole partite IVA, ricco di piccoli artigiani che hanno bisogno di poter lavorare in questo mondo difficile. La normativa nella raccolta dei rifiuti è complicatissima, è la stessa complicazione per un'industria, per una multinazionale, che per il piccolo artigiano. Capiamo che il piccolo artigiano deve lavorare, deve fare il suo lavoro, e ha solo pensieri per quello che gli circonda tutta questa normativa. Ecco, noi diamo risposte a questo. Andiamo dall'artigiano, gli gestiamo tutte le sue piccole quantità, cerchiamo di contenere i costi, mille tipologie di rifiuti diverse, cerchiamo di raggrupparle, confezionarle, imballarle nella maniera adeguata, e con unico trasporto cercare di contenere i costi e a lui dargli un ottimo servizio. Quanto bene fa l'ambiente questo? E fa veramente bene? Questo fa bene all'ambiente, questo deve essere per il nostro futuro. E ricordiamo che è molto più difficile raccogliere le piccole quantità che vanno disperse nell'ambiente, piuttosto che le grandi produzioni di rifiuti che seguono il suo iter normale di avviamento al recupero o allo smaltimento. Poi arriva la pandemia, un anno e mezzo fa, due, e a te viene un'altra idea, anzi dici c'è un'altra necessità, c'è anche tanto bisogno di aiutare questi imprenditori nel settore edilizio, decidi di acquistare un nuovo mezzo, e adesso qui arriva la nostra spiegazione, il nostro punto forte, il fulcro della trasmissione, e decidi di acquistare un escavatore a risucchio, si chiama proprio così. Si chiama proprio così. E che cos'è un escavatore a risucchio? È un mezzo particolare, un mezzo
che è presente nel mercato da qualche decina d'anni, però non è conosciuto da molti. Questa idea cosa fa? Vuoi sapere subito cosa fa? Io voglio sapere cosa fa, perché penso sia una curiosità anche dei nostri telespettatori a casa. Un escavatore. Sì, quello. Poi parliamo di tutto quello. Questa è una macchina per i telespettatori, per farli capire. Pensate a un mega aspirapolvere, a un grandissimo aspirapolvere. Questo è un veicolo speciale, un veicolo che serve ad aspirare i materiali solidi. È il nostro acquisto e la nostra immissione nel mercato è soprattutto per il mercato edilizio. Da questa pandemia, dove sembrava fosse finito il mondo, non poteva essere altro che una ripartenza. Una ripartenza che nella storia la ripartenza è sempre portata dall'edilizia. Esatto, infatti in questo momento c'è proprio un boom di lavoro edilizio anche grazie alle nuove leggi, ai nuovi incentivi statali. È dotato di un tubo che può andare. Allora, questa macchina può andare a 20 metri di altezza attraverso un tubo che aspira questo tipo di rifiuto solido, ma anche liquido, e si sposta in larghezza di quanti metri? Ma può aspirare anche a 100 metri di, 100 metri di lontananza. Di lontananza e a 20 metri di altezza, quindi un 10-15 piani. Sì, esatto, è un mezzo ideale per l'aspirazione di macerie da demolizioni edilizie, da ristrutturazioni interne, che è il core business che sta succedendo adesso, visto gli intentivi, tutto è sulla ristrutturazione, su recupero energetico, sistemazione degli interni, sistemazione delle facciate, e questo comporta ad avere un sacco di macerie in un momento dove c'è un boom di lavoro e una vera scarsità di manodopera. Certo, tanti i punti forti di questa macchina. Intanto comporta ad abbreviare i tempi di intervento, perché pensiamo a un imprenditore che deve far portare giù le macerie dal 20° piano, dal 15° piano, a mano, come si fa di solito. Quanta manodopera, quanti operai, quanto tempo perso invece con questo tipo di macchinario. E soprattutto il tempo, per qualsiasi appartamento di qualsiasi dimensioni medie, pensiamo che col nostro veicolo, che siano i 15, i 20 metri cubi di volume all'interno di un appartamento, è un lavoro di una giornata. Lei pensi che noi arriviamo la mattina, alla sera al suo appartamento libero, e può chiamare il suo idraulico, può chiamare il suo elettricista per andare avanti con i lavori. Quindi viene eliminata molta manodopera e naturalmente tutti i costi relativi alla manodopera. Viene a eliminare la manodopera e viene ad accelerare i tempi. Le due cose importanti sono queste. Manodopera che, tra l'altro, in questo periodo vedo in gravi difficoltà tutte le aziende, perché non c'è manodopera. Esattamente, non trovano personale, quindi abbiamo anche una duplice difficoltà. Oltre ai costi, abbiamo anche la difficoltà di trovare proprio manodopera essenziale per poter svolgere questi lavori che la tua macchina copre completamente in tempi brevi. Un lavoro sicuro, pulito, senza polveri. E tu mi dicevi sì, oneroso. È vero, perché è oneroso, ma una volta fatto il servizio e fatti due conti, il tuo cliente si rende conto che non è poi così costosa, così onestosa, che onerosa, che a fin dei conti conviene. Li vedo tutti felici, felici di vederla lavorare, felici di vedere i risultati, e non c'è cliente che dice: io questa macchina la userò ogni volta. Perché veramente dà dei risultati per l'impresa, per i proprietari dell'immobile, dà dei risultati veramente importanti. Quindi il cliente che ritorna e ti richiede il servizio, è importantissimo. Una volta fatto, il cliente è tuo. Sicuramente, perché poi nasce un rapporto fiduciario, sono felici dei risultati, e questa per me è la più grande soddisfazione. E noi vediamo la soddisfazione anche del cliente. Come possiamo vedere, sì, interviene proprio, vedi, nelle zone più impervie. Sì. Qui siamo a Bologna,
perché operiamo, come ti dicevo, nel nord-est, siamo su un sottotetto e siamo sopra le volte in centro a Bologna. Qui stiamo operando a 115 metri da dove è fermo il veicolo. Pensati la potenza di questo macchinario, sì, questo... l'utilità, perché pensati la mano d'opera, ecco, uno dei vostri automezzi, col vostro logo, il vostro marchio. Questo è un appartamento dove stiamo svuotando le macerie di demolizione e questo mezzo aspira solo con la forza dell'aria per mezzo di due turbine che spostano 40-45 mila metri cubi aria ora. Tra l'altro, pensate, meno polvere, no, meno disordine, meno sporco. Assenza di polveri. E non solo ribadiamo i rifiuti solidi, ma anche i rifiuti liquidi. Sì, questa macchina, anche lei nasce per i solidi, ma un materiale fangoso, melmoso, riusciamo a aspira a ripulire. Anche quello, sì. Un'altra importante funzionalità ha sulla bonifica delle cisterne. Le vecchie cisterne, in questo momento di edilizia, troviamo negli scavi le cisterne piene di gasolio e materiale inerte. Ecco, questa macchina serve a togliere anche quell'inerte. Quindi Dennis, un grande orgoglio, un'azienda completa, veramente riuscite a dare un servizio a 360 gradi per quanto riguarda il rifiuto. Chiudiamo così questa trasmissione facendo vedere i nostri telespettatori e... la tua ditta, tu fuori della tua ditta hai una giraffa, hai una statua. Sì, abbiamo... molto molto singolare. Perché la giraffa? E perché una statua proprio fuori dalla tua ditta? Ma perché secondo me, per me lavorare è un'arte e soprattutto quando lo fai con passione. E per questo nel 2019 mi è venuta questa... mi piaceva questa idea e mi piaceva il simbolo e abbiamo messo questa giraffa. Che pensa dall'alto... e vede da lontano, esatto, è vero? Esatto, e per questo il nome della statua è Elevati Pensieri. Il nome della statua, che hai pensato proprio tu questo sì, nome? Sì, infatti è una giraffa verde come i colori aziendali. Elevati Pensieri. Dennis, io ti ringrazio di essere stato qui con noi in questa puntata. Vogliamo dare l'indirizzo della vostra sede ai nostri telespettatori? Ma grazie a te intanto, perché è stato sì, un piacere anche per me. E noi abbiamo il nostro impianto di stoccaggio a Veggiano, in via Volta, in zona industriale. Ed è qui che cerchiamo di dare la soddisfazione e tutto quello che interessa ai nostri clienti. Quando noi arriveremo e troveremo la giraffa verde Elevati Pensieri, sappiamo che quello è il nostro punto d'arrivo. Grazie Dennis, grazie anche a voi gentili telespettatori di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata dell'Angolo di Ida. Arrivederci. Grazie. Grazie. We'll be right back.